Bella bros, bentornati dall'altra parte di questa guida di Pokémon Blu. Allora, ho fatto un po' di cose importanti. Dunque, la prima è che ho preso Dratini. L'ho preso al casinò. E niente, tipo Drago, vabbè, gli ho insegnato già il gelo raggio, non ne ho idea, non so perché, in realtà sì, praticamente non aveva mossa di attacco, l'unica era Volgibotta, ma ho preferito insegnare il gelo raggio, perché conosce Fulmisguardo, Tuononda e Agilità. Poi ho preso anche in squadra Sandshrew e ho usato già taglio qui, perché mi interessa di qua andare a prendere una cosa molto importante, vale dire l'MN02 che contiene volo. Ok, presa. La possiamo già insegnare a qualcuno, ma non ho Firo in squadra, quindi. Anzi, non mi sa che ce l'ho Firo in squadra. Un attimo. Sì, ce l'ho in squadra, allora gliela insegniamo subito. Eh sì, Firo. Gli facciamo disimparare Fulmisguardo. Ok. Adesso muori, Spiro. No, lo potevo uccidere. Vabbè, comunque. Usiamo taglio. Dov'è? Ok. Torniamo al centro Pokémon. Ok. Non so perché me li sono curati, sinceramente. Comunque. Depositiamo Sandshrew. Deposite. E ritiriamo Raichu. Avevo depositato proprio per fare posto a Sandshrew. Ok. Dunque. C'è qua il nostro Snorlax e allora con Dratini davanti proviamo a catturarlo. Strumenti, Pokéflauto, via. Livello 30, vabbè, proviamo a usare il gelo raggio. Bene. Guardate quanto gli ha tolto il gelo raggio, guardate quanto ci ha tolto il suo botto in testa, cioè veramente. Firo, proviamo a usare Furia. Mannaggia, è stato a riposo. Ah. Allora, strumenti. Proviamo prima con le Pokéball. Oh, preso, al primo. Molto bene. No, non gli voglio dare soprannomi. Va bene. Catturato. Non credevo fosse sinceramente così facile. Ovviamente non ce l'abbiamo in squadra. No, Dratini è morto, me lo devo andare a curare per forza. Che lo devo allenare. Si evolve al 30, poi al 30 impara Schianto, diciamo, una mossa decente. Giusto, io perché non ho ancora preso la bicicletta? Io perché non ho ancora preso la bicicletta? Dubbi, signori, dubbi. Cazzo, ma è vero, ma sono stupido. Posso usare volo? No, perché? Sì! Allora. Mi ero dimenticato incredibilmente di prendere il volo. E di prendere il pass per la bici. No, ce l'ho già. Allora, ho già il buono bici. Sì, però non ho preso la bicicletta. Bene. Allora. No, beh, ma signori. Qui siamo a livelli di intelligenza mostruosi. Dunque, dov'è il negozio delle bici? È questo, sì. No, beh. Scusate per i 2 minuti di fail, ma comunque. Ah, devo fare spazio. Mo che butto? Boh, buttiamo quest'etere. Tanto se ne troveranno, sì. E dammi la bicicletta. Ok. Allora, strumenti, bicicletta. No, io non volevo salirci. Porco boia. Cazzo se. Vabbè, comunque, facciamo volo a Azzurroboli. Andiamo sulla bicicletta allora. E iniziamo a battere un po' di questi tipetti che ci romperanno. Usiamo Tuononda e switchiamo, mettiamo Firo. Beccata, via. Machop, lasciamo Firo. Ok. E questo l'abbiamo battuto. Poi, tu. Ha un Weezing, proviamo a usare il gelo raggio. Lui sa fango. Non ci credo, non ci credo. Ce l'ha ucciso. Vabbè, ancora Firo. In realtà ci ha avvelenato anche Firo, appunto. Comunque, curiamoci i Dratini. Dai, via, su. Torniamo a vendicarci.
Oh, eccoti. Machop al 33. Mamma mia, questi qua ce ne Pokémon forti. Ok. Poi, chi è che non ho ancora battuto? Tu, sicuro? Dunque. Che bello lo sprite di gelo raggio. Però. L'abbiamo congelato, non ci credo. Grandissimo, Dratini. Mettiamo Firo. Beccata. Bene, Firo al 35. Rimettiamo Dratini. E riswitchiamo, mettiamo Mr. Mime. Usiamo confusione. Infine tu. Un Grimer. Bene, mettiamo Mr. Mime. Confusione. Sempre Dratini. Io forse Gelaraggio ce la fa. No, Gelaraggio non fa niente. Se grande Dratini che si avvelena ma sale al 26. Andiamo per la 300ª volta a curarlo. Tra l'altro Latini è abbastanza lento a salire di livello, un po' come tutti i Pokémon di tipo Drago, alla fine. Allora questi qui, no, questo era l'ultimo che mancava, dunque Gelo Raggio. L'abbiamo congelato, molto bene, ancora Gelo Raggio, ancora Gelo Raggio, ancora Gelo Raggio. Poi Grimer, Gelo Raggio, Gelo Raggio, Gelo Raggio, molto bene. Ancora Grimer, Gelo Raggio, Gelo Raggio e Gelo Raggio finito PP, quindi adesso switchiamo, mettiamo. Dov'è? Mr. Mime, confusione e via. E via. Allora, questi li abbiamo battuti tutti. Allora, qui non ci sono. Oh, qua c'è il centauro. Mi ricordavo, eh. Allora, sempre Mime. Bene. Sarà tutta così la parte finché non arriviamo a Fucsiapoli. Dunque, Dratini al 27. Vai, bello. Dratini cerca di evolverti in questa parte, che sarebbe davvero un gran bel risultato. Comunque, ho scelto Dratini perché, cioè, trovare Pokémon così forti, diciamo, come Dragonite in giochi della prima generazione è veramente difficile, quindi preferite andare sul sicuro. Ho dovuto spendere tantissimo per comprare Dratini perché erano 1000 soldi per 50 gettoni, era un casino bestiale. Adesso ci muore anche il tipo. No, mi sta morendo Mr. Mime. Vabbè, comunque. Oh, lo so che Marcello è esausto, io devo battere questi tipi. Te ti ho già battuto, sì. Devo battere questo tipetto. No? Allora, scendiamo. Eccolo! È un Mach. Chi metto? Mettiamo un Nidoqueen, dai. Ho usato minimizzato? Sì. Allora usiamo Body Slam. L'ho preso già una volta. Oh, ok. No, non stavo capendo. Vabbè. Manchi, sempre Nidoqueen, sempre Body Slam. Salita ancora di livello Dratini. Al 28 è salito. Bene, altri due livelli e si evolve, dai. Dai, Cristo. Oh. Vabbè, Machop lasciamo ancora. Body Slam ed è finita. Volevo vedere se di qua mi ero perso qualche centauro da battere. Tu no, ti ho già battuto. Va bene. Eccolo. Allora, vai Nidoqueen. Oh, ho finito Body Slam. Vabbè, Bola Raggio, Bola Raggio, Bola Raggio, Bola Raggio, Bola Raggio. Mach, usiamo Perfocorno, vediamo se va. No, ovviamente. È andato Perfocorno. Nidoqueen al 35. Bene. Allora, tu ti fai battere? Sì, che ti fai battere. Che mettiamo? Mettiamo Raichu, che è l'unica al 34. Fulmine. Poi ancora Dratini, dai. E ancora Raichu. Ho usato Tononda, non so neanche io perché. Lui ci ha avvelenato da bravo bastardo. Mai che un Weezing non ci avveleni. Questo sta morendo di brutto. Mettiamo Dratini. Mettiamo Raichu, dai che non muore, muore. Allora mettiamo Charmeleon così finalmente proviamo a farlo evolvere. Oddio. La situazione è critica perché me li ha avvelenati tutti. Tutti. Quindi non so assolutamente come uscire da questa brutta situazione. Dai. Ok,
È che l'abbiamo battuto, dai, che adesso arriviamo a Fuxiapoli fra un bel po'. Allora, da dove si passa? Da qua. Sembra anche giusto. Allora, vediamo se qui sopra mi dà il condivisore esperienza il tipo. Non c'è il tipo. Ma vai a morire. Lui cerca Slowbro, voglio scambiarlo con Lickitung. No, assolutamente. Perché non ho Slowbro e non te lo darei per un fottuto Lickitung. Poi, allora, devo andarci a curare il poke, i Pokémon, perché sono tanti e stanno male. Ok. Tu, Crestone? Certo. Allora, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo andare esattamente qui, perché ci sono altri allenatori. Questi li posso battere con Dratini perché sono tutti di tipo, sono tutti avicoltori, quindi tutti Pokémon di tipo volante. E se dovrebbero andare giù facilmente con gelo raggio. Ancora, basta. Quanti Pokémon c'hai? Tu? Gelo raggio su Dodd. No, mi è morto Dratini. Vai, Raichu, vendicalo. Via. Allora, curiamocelo. Alright, bene. No, sono finite addirittura lì sulle spumarine. Perché questa cosa? Oddio mio. Fulmine e andiamocene. Vedete che la super velocità a volte vi tradisce, cioè è una cosa bestiale. Ok, adesso però andiamocene. Che io non vi voglio sfidare. E me ne voglio andare di nuovo. No, mannaggia, la super velocità è quando la uso. L'unico che non ho battuto è questo, infatti. Gelo raggio. Ah! E ancora gelo raggio Zoffiro. Dai, dai. Sì, è Dratini al 30. Adesso impara schianto. Al posto di Fulmisguardo e si evolve in Dragonair. Vai. Eccolo. Ok, allora, io non so a che minuto di registrazione siamo. Io ho sbagliato, ovviamente. Via. Dai. Ok, dunque, no, io devo vedere a che minuto di registrazione siamo. Siamo a 12:16 e io quindi stoppo la parte qua, anzi no, la concludo. Niente, dunque, abbiamo fatto salire di livello Dratini fino a far evolvere. Nella prossima parte facciamo un giretto alla zona Safari. Per oggi da Shiny Weaver 97 è tutto e noi ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.